Abbiamo il nostro ospite che, come sempre, do chiaramente l'onore al nostro Massimo Martelli di presentarlo. Massimo, vai. RDR, Radio Tenza Roma. Di nuovo, ciao, siamo ai Texover qui a Riccione. Sono con un grande appassionato di musica italo disco e anche DJ e anche concorrente del DJ Contest, certo, di quest'anno. Certo. Salve a tutti, sono Alberto Salvati. E mi trovo qui a fare il DJ. Io sono un appassionato. Ero in spiaggia e mi sono trovato catapultato. Hanno selezionato. Vabbè, io ho mandato il mio DJ set. Ho detto, vabbè, lo largo, vabbè, ci provo. Mi hanno selezionato. Vabbè, che te lo devo dire? Bellissimo. Vabbè. Sono contento. Così. Per me è un'esperienza bellissima. Però è una cosa ottimale. Ma direi di sì, assolutamente. È il coronamento del mio sogno, direi. È un sogno fantastico. Assolutamente, sì, bellissimo. Non ci posso credere, guarda, veramente è un'atmosfera fantastica questa. Trovarsi poi a contatto con gli artisti, salutarli, fare due parole, conoscersi, è un'esperienza unica, direi. Una cosa che mai mi sarei aspettato. Qui siamo, qui bisognava avere quattro microfoni. Sì, no, qui è... È proprio, eh? Ma hai, allora, si può sapere la scaletta? La scaletta è una scaletta che interpreta la musica degli anni 70, gli anni 80 e 90. Ah, ok. Sono sette brani. Abbiamo detto che sei un grande appassionato di italo disco. Sì, assolutamente. Sì, ecco, come nasce questa passione? La mia passione nasce nei pomeriggi dopo scuola, quando tornavo a casa e prima di iniziare a studiare accendevo la radio. E poi ascoltavo la radio, ascoltavo Super Radio, sono di provincia di Treviso, ascoltavo una radio locale di Mestre, Super Radio, e da lì tutte le selezioni musicali che proponevano, fantastiche, mi sono appassionato immediatamente. E da lì non ho mai mollato la musica italo-disco. Diciamo, è stato il mio primo esordio, a livello musicale, perché 13-14 anni, okay, di botto così proprio. E poi lentamente nel tempo ho cercato di acculturarmi meglio sugli altri generi, quindi la disco music, in seconda battuta, il funky e anche l'afro disco, oltre agli anni 90 poi, assolutamente. Quindi, e poi mi sono fermato lì, basta. Non riesco. Bravo. Ti faccio l'ultima domanda, sì, Alberto. Il disco per te anni 80 immancabile nella tua collezione? Allora, uno dei dischi più importanti, anzi, anche perché ho un rapporto, diciamo, di amicizia, è quello con Dario De Demo, quello di Dario De Demo. Cosa Need You, Cosa I Love You. Allora, la storia è bella, perché alla fine anche questo disco l'ho scoperto in radio. Eurodance da paura. Lo vedevo sempre anche nella vetrina del negozio di dischi. Sì, era lì. Inarrivabile per me, perché costavano soldi allora i dischi. Ho detto, vabbè, perderò l'occasione. Però poi l'occasione si è riproposta quando poi l'ho trovato il disco a caro prezzo. E ho trovato anche l'artista. Vedi, è bellissimo, Dario. L'artista è il disco. È una cosa incredibile, un connubio incredibile, guarda, veramente. Bene. Quindi sono contentissimo per questo. Grazie. Alberto, ti ringrazio. Grazie a te, Massimo. In bocca al lupo. Grazie. Ti auguro di vincere il DJ Contest. È importante partecipare, Massimo. E già questo è una cosa fantastica per me. Marco. E poi... Sto rovinando la diretta, perché non sono abituato ad avere questo microfono al colletto qui. No, perché spiega ai nostri amici ascoltatori, allora, che c'è Giovanna, che c'ha una, che è mia moglie, che sta riprendendo per il canale di I Love Italo Disco. Avrete sentito, comunque c'è Giovanna, chiaramente, che sta riprendendo per i fan di I Love Italo Disco, certo, chiaramente il tutto in live streaming, quindi, e mi hanno messo il microfono al colletto, cioè e ancora mi ci devo un po' abituare, quindi prima stavo parlando della DJ set che andava e non mi rendevo conto, mi faceva le smorfie, non capivo.
Perdonatemi. No. Perdonatemi. Ci mancherebbe altro. Se posso fare un inciso, vorrei ringraziare prima di tutto il nostro caro Massimo, perché tutto ciò è stato possibile grazie alla passione sua. Hai esaudito il mio sogno segreto, che era quello di condividere la passione dell'introdisco con altra gente. Tu ci sei riuscito e ti ringrazio di questo. Grazie a te, veramente le tue parole mi fanno emozionare. Radio Dance a Roma, e andiamo avanti con il Take Over Italo Disco terza edizione.